Ci sarà la controffensiva annunciata da Zelensky per riconquistare e liberare le terre illegalmente occupate dalla Federazione Russa? Molto probabilmente sì, e molto probabilmente ci sarà prima dell'autunno, quando le condizioni ovviamente meteo renderebbero tutto più difficile con l'arrivo di piogge, fango, freddo, eccetera. Allora ci si chiede perché si tarda a far partire questa controffensiva. Zelensky non si nasconde i rischi e lo ha detto esplicitamente, ci saranno molti morti perché sarà uno scontro frontale molto forte. La Russia ha un grande vantaggio sul piano proprio del terreno che è dovuto alla supremazia della parte aerea. Gli ucraini non hanno ancora gli F-16, non li avranno probabilmente prima di alcuni mesi, bisogna addestrare i piloti, non è un'operazione molto semplice, però c'è questa, diciamo, difficoltà, nel senso che sono pronti per la controffensiva di terra, non hanno un'adeguata copertura aerea, rischiano di subire molte perdite, sono sicuri di farcela perché probabilmente hanno dati in mano molto forti che li rafforzano in questa convinzione, però certamente l'esercito russo ha imparato dagli errori che ha commesso dal febbraio dell'anno scorso e sicuramente è più agguerrito, anche se non ha la stessa motivazione, ovviamente, patriottica di un popolo e di un esercito che vuole liberarsi da un aggressore e da un invasore. Tutto questo che cosa significa? Significa che bisognerà comunque continuare avanti, andare avanti con le trattative, con le varie iniziative diplomatiche che sono sul terreno, ma la più importante di tutte a noi sembra quella del Vaticano, che con la dovuta riservatezza e nelle mani sagge del cardinale Zuppi può fare progressi. I progressi ovviamente devono tener conto delle posizioni delle parti. L'Ucraina non può rinunciare alla sua integrità territoriale, Putin non può aver fatto tutto quello sconquasso che ha fatto senza poter portare a casa almeno un qualche barlume di diciamo, piccolo successo. Quindi si tratta di trovare un punto di equilibrio e le trattative diplomatiche possono e debbono continuare nonostante gli annunci della controffensiva e nonostante anche durante anche la controffensiva stessa, perché le due strade non sono completamente in contraddizione tra di loro.